La mia passione musicale, andando un po' a ritroso negli anni, credo che sia nata all'interno di casa, perché la mia mamma ha sempre ascoltato tantissimo la radio e la teneva accesa durante tutto il tempo, tutta la giornata, e i miei fratelli, molto più grandi di me, avevano tanti dischi che ascoltavano in continuazione, dischi rock, e quindi diciamo, il mio orecchio si è affinato su queste basi. Mi sono accorto piano piano durante l'ascolto che avevo un'attrazione particolare per il ritmo e ho cominciato a suonare, diciamo, a suonare con le penne, con i battenti che avevo a disposizione, non avevo le bacchette e neanche la batteria, su tutti gli oggetti che mi capitassero a disposizione. In primis i libri che invece di essere studiati per la scuola erano percossi per la batteria. Allora, eccoci qui a presentare la batteria, che è uno strumento, come vedete, che ha tanti strumenti. È uno strumento piuttosto giovane, perché come batteria è nato più o meno un secolo fa, mentre prima veniva suonato a parti separate, a strumenti separati, per esempio nelle bande che marciavano, le famose marching band, che possiamo vedere tutt'oggi. Gli strumenti principali sono la gran cassa, che è questo tamburo grande che vedete qui a terra, il tamburo rullante, dove ci si eseguono le famose appunto rullate, e i due piatti del Charleston. Questi tre strumenti venivano suonati insieme da tre musicisti nella banda e adesso li suonerà solamente il batterista. Un esempio. Il timpano, sono stati aggiunti anche altri piatti per avere un'esecuzione sempre più completa. Ok, adesso facciamo qualche esempio di ritmi accattivanti e belli. Questo è un ritmo di James Brown, un ritmo funk. Dopodiché passiamo a un esempio di ritmo che proviene dall'Africa. Sentite, eh? Dopodiché passeremo a un altro esempio di un ritmo molto accattivante che si chiama samba, che è un ritmo brasiliano e sicuramente di origine africana. Allora, eccoci qui alla batteria vera e propria a presentare Matteo Sasso e proviamo a suonare un ritmo di quelli che abbiamo imparato all'inizio, un ritmo semplice. Fai sentire. Adesso inseriamo anche un fill, fai un ritmo e poi inserisci un fill, fai una piccola improvvisazione su tutti i tamburi. Perfetto. Già da piccolo tamburellavo dovunque. Mi costruivo le batterie con le pentole e i coperchi e da lì è nata la mia passione per la batteria. Dopo qualche mese ho cominciato a suonare batterie vere e non di pentole.